Vai. Buongiorno. Buongiorno. Ah, avete aperto da poco? Sì, abbiamo aperto da poco, abbiamo un po' di gelato qua. Avete esperienza? Un po'. Ah, siete... Sì, mi piace soltanto lei? Mi piace impastare. Sì, c'è anche mia moglie. Ah, c'è sua moglie? Non la vedo? Cos'è, non ha... Adesso sta lavorare? Sta facendo altre robe. Spero stia facendo i gelati. Sì, cioè, no? Siamo una gelateria, ha provato a fare altro. Ma lei che avete aperto? Non avete fatto? Non ho visto i volantini tipo apertura, buffet d'apertura? Una settimana. Lei voleva il gelato? Beh sì, sono entrato, ho visto l'insieme, ho detto vabbè, è nuovo, volevo provare. No, pensavo che volessi solo un po' di curiosità. No, beh, qui ho del gelato... Il stesso prodotto. Questo, cioè, questo è venuto pronto oggi. Sì. E abbiamo quello bianco, quello rosso. Sì. Quello verde, un po' sciocco. Lei continua a parlare. È tutto a norma di legge qui. Se lo beve. Sì, assolutamente. Guarda che ho contatti con i con, state sì io. No, perché cosa in asso possono sempre venire dunque. Vuole con o coppetta? Coppetta. Bene, che culo. No, perché qua c'è una, questa è bella. Se così vuole, un po' tutto o vada, delle linee? Spero, vedo sì, un po' di ditata di sé, no? No, no, ci ho passato io per arrivare alla polvere. Beh, illustri i gusti almeno. Allora, questo è una menta, questo è un fior di latte, questo è limone. Nocciolato, limone, scusate, sappi che non l'assaggio. E questo è Big Bubble. Big Bubble? Con yogurt e cioccolato. Diciamo del cioccolato, della fragola, del Big Bubble, insomma. Cioè, il cioccolato... Ah, ma hai capito che erano stati Big Bubble a gusto di fragola. Ah, è sua moglie quella? Sì, quella è mia moglie. Aspetti, voglio la brioche, vedo la sua brioche, desidero la brioche al posto della coppetta, perché non deve mettere una coppetta? Non la voglio la coppetta! Capito. Ascolti, lei è venuto qua a rompere i coglioni. Senta, media shopping. Allora, vuole la brioche? Una brioche. Vuole cappuccio anche. No, voglio che me la apra e mi metto il cioccolato, mi metto il gelato dentro. No? Elena! Vieni su dal magazzino! Grazie. Salve! Buongiorno, ho visto l'insegna, avete aperto? Guarda che è veramente difficile. Come primo è un casino. Oddio! Guardate che vado a mangiare il kebab all'angolo, non ho problema. Che costo parla. Oddio. Vediamo come viene, è troppo calda. Dobbiamo vedere. Questi non possono stare nei negozi dove è tutto sterile. Sì, credo. Ma infatti li ho fatti castrare. Se lavate le mani, questo è pesante. Sì, lavatissime. Signora, lei sa tagliare, certo. Vero? Vuole una mano? È scotta. Scotta. Levami il cucchiaio. Lei è cliente. Era per testare che il prodotto era di buona qualità. No, non si preoccupi. Allora, potrebbe averlo scongelato nel microonde in un attimo e non profumo. Potevo saperlo. Mi fido. Sì, sì, infatti ci abbiamo impastiare il forno, supponiamo il brioche fresco ogni mezz'ora. Ah, vedo la botte, ma vedo bere agguerriti proprio. Sì, sì, specialmente che agguerriti. Avevo chiesto a suo marito, dovrebbe ben ricordarselo. Sì, cioccolato e Big Bubble che sa di fragola. Ottimo. Cioccolato e fragola. Vedo che lei è molto attento. Ha fatto le scuole differenziali? No. Però sono riuscito a capire che è quasi un crucco lei, perché... cioccolato e fragola. L'abbronzatura? No, più c'è cioccolato e fragola, è stato l'abbinamento. Ah, non è ma voglio una fragola io! Oddio. Ah, col coltello? Sì. Poi passa dalla cassa, però. No, io gli do le galera, sinceramente. Adesso è il suo primo cliente. Sì. Temo di aver... Temo di aver compreso di essere il vostro primo cliente. Tu ti vuoi allargare un domani, eh? Primo cliente? Sì. Primo? Non ha visto quelli nello sgabuzzino? Sto dichiarando fallimento. Allora. Sì? Prendila come viene. Prendila come viene sta brioche. Aiuto. L'unica attività dove... Non mi cadere proprio sulla carta, ti prego. No, infatti. Il cliente si serve da solo proprio, eh? Però buffet fino alla fine.